predicato verbale e predicato nominale. Il predicato verbale può indicare o un'azione che viene compiuta dal soggetto, come Filippo scrive, oppure può indicare un'azione che il soggetto subisce, quindi un'azione subita, come per esempio Filippo è stato aiutato dalla mamma. Per individuare il predicato verbale in una frase, dopo aver trovato il soggetto, prova a vedere se riesci a rispondere a queste domande. Che cosa fa? Che cosa succede? Che cosa è successo? Se riesci a rispondere a queste domande, allora avrai trovato un predicato verbale. Il predicato nominale è costituito in due modi. Il verbo essere più un aggettivo, per esempio il gatto è curioso, è il verbo essere, curioso è l'aggettivo. Oppure il verbo essere più un nome. Il gatto è un felino, è il verbo essere e felino è il nome. Quando facciamo l'analisi, il verbo essere è la copula e l'aggettivo o il nome viene detto nome del predicato. Per capire se nella frase c'è il predicato nominale, dopo aver trovato il soggetto, prova a vedere se puoi rispondere a queste domande. Com'è il soggetto? Che cos'è? Se puoi rispondere a queste domande, allora vuol dire che il verbo che tu hai trovato è un predicato nominale.